Bigon, quanto è scaturito dal gioco di rimessa del Cesena, indubbiamente molto interessante questo risultato finale, quanto è scaturito invece da qualche lacuna in fase difensiva della Juventus? Ma io credo che di lacune difensive della Juventus non sia il caso di parlare. Forse la trazione anteriore della Juve penalizza leggermente la copertura del centrocampo a favore della difesa, però forse bisogna tenere anche in considerazione i meriti di un Cesena che ha avuto il coraggio e l'abilità di prendere l'iniziativa e di impensierire tacconi. L'analisi di Bigon disegna ad alta fedeltà il profilo tattico di Juventus-Cesena. La squadra di Zoff è più che mai un complesso a trazione anteriore, che si esalta attraverso le brusche accelerazioni impresse da Zavarov, Barros, Laudrup e De Agostini. Ma proprio per l'abbondanza di trequartisti simultaneamente in campo, è anche una squadra che soffre oltre il lecito in fase di copertura, senza incontristi di ruolo a centrocampo e probabilmente con difensori non ancora in condizione davanti a un tacconi rischia tutto. Nel primo tempo Zavarov è l'anima di una Juventus arrembante, che si esprime soltanto a folate, ma con agilità e fantasia tali da lasciare intuire un eccellente potenziale. Il sovietico sblocca il risultato grazie ad un sinistro di rara potenza. Il Cesena di Bigon sa tuttavia aspettare il momento propizio per colpire. In barba a freschi ricordi, il vero petardo di oggi è quello sparato da Domini, che su punizione riapre la partita. Barros e Zavarov esprimono il meglio del loro repertorio nel primo tempo, mentre Marocchi, alle spalle di tutti, deve fungere tanto da mediano quanto da playmaker. Il sovietico bissa l'assolo del gol, ma stavolta Rossi è decisivo. Il portoghese, invece, servito da Marocchi, manca l'occasione del raddoppio a tu per tu con il portiere romagnolo. La direzione di gara di Longhi fa discutere, come documenterà più tardi la Moviola. Dopo due episodi dubbi, Altobelli è protagonista di un altro spigoloso duello con Cuttone e l'arbitro opta per il calcio di rigore. Tira De Agostini e segna la rete del 2-1. Il pareggio è di Cuttone, libero due volte di concludere indisturbato.